Ciao ragazze, ho fatto un haul da Tiger degno di nota, degno di video. Quindi ve lo mostro, è tutto qua dentro. Vi faccio una premessa: se andate da Tiger, portatevi una borsina riutilizzabile perché non hanno più le buste di plastica. Quindi praticamente la più economica è questa che, se non ricordo male, costava 1 euro. Ci dovrebbe essere lo scontrino qui dentro. Vediamo un po' se me lo dice. Non lo so, 1 euro. Quindi sappiate che comunque dovete comprare la borsina di stoffa a 1 euro, quindi se volete portatevi la vostra. Cosa che io farò la prossima volta nel caso in cui dovessi ricordarmi, perché ci sta anche che non me lo ricordi. Allora, ho fatto un haul di Halloween, però ho comprato anche altre cose che vi mostro tipo subito. Dove la metto? La metto qua. Ok, allora intanto ho preso due di questi per fare la maglia. L'anno scorso li avevo comprati grandi e ci sto facendo una sciarpa. Mi sono un po' fermata perché poi è arrivata l'estate e la lana è l'estate con 40 gradi, anche no, però li ho voluti prendere anche più piccolini perché voglio provare a fare un punto anche un pochino più stretto. E quindi li ho presi, cassetto aperto, a 1 euro ho preso quelli, ci sono di varie misure comunque. Poi ho preso, non di Halloween, non di Halloween, ho preso questi due ponci per la pioggia perché devo andare a Disneyland a novembre. Io spero che non mi servano, però li ho presi. Costavano 2 euro l'uno e quindi li ho presi volentieri. Uno SM per me, eccolo qua, e uno LXL per il mio fidanzato. Sono identici e costano entrambi 2 euro l'uno, quindi 4 euro di poncini. Poi ho preso queste che mi sembra costino 1 euro, 1 euro 2, clip metallo 1 euro, eccole qua. Io le utilizzo per chiudere i sacchetti dei biscotti, della pasta, quello che vi pare. Sono super super utili in cucina e siccome ne ho già tante in uso, ho preso anche queste. Andiamo avanti. Ora dovrebbero esserci solo cose di Halloween. Non mi ricordo i prezzi, ma tipo 1 euro, 2 euro e 3 euro. Sì. Allora, vediamo se posso questo. Ho preso intanto, c'erano un sacco di dolci, ma io in questo momento della mia vita sono a dieta e quindi non li posso mangiare, ma non li vuoi prendere lo stesso? Due marshmallow li ho presi, tanto scadono tra un bel po' e quindi li ho presi lo stesso. Ho preso questo classico, vedete questo qua classico, fatto in questo modo piatto, e poi questo qua tutto colorato e entrambi costavano soltanto 1 euro. Io adoro Amelie, no Amelie, Olivia. Si è seduta sul poncino, perfetto. Adoro i marshmallow, se non ho proprio saputo resistere, li ho presi comunque, tanto prima o poi li mangerò. Poi cosa ho preso? Allora, le cose più grandi le lascio per ultime. Queste cose su tutte 2 euro, mi sembra. Aiuto, forse una 3. Ho preso questi scheletrini che si illuminano al buio. Non so neanche quanti siano, sinceramente. Sono 9 pezzi, li apriamo così li vediamo. È che si strappa tutto, non voglio. Ok. Allora, l'unica cosa è che ovviamente non c'è il cordino per appenderli, però sono fatti col, cioè che sono un po' trasparenti e non si vedono. Sono fatti in questo modo, non so se li vedete, non si vede niente perché è trasparente, ma sono carini perché si illuminano al buio, quindi non mi interessa che si vedano tanto di giorno, quanto però mi interessa che si vedano di sera. Guardate che carini! E sono 9 pezzi, li ho pagati 2 euro. Sempre credo 2 euro, ho preso questa ghirlanda con i teschietti, guardate che carina. I teschi sono 10 cm di larghezza per 12,5 di altezza. Vediamo un po', ve li faccio vedere. Il cordino è in questo modo, ah, vanno legati, quindi i teschietti sono fatti in questo modo. Guardate che carini, così potete comporre la vostra ghirlandetta e, non essendo già composta, potete anche decidere di metterne un po' meno. Questi sono 2, 4, 6, 8, mi sembra. Non lo so, la ghirlanda è di 3, il filo è di 3 metri. Questa è molto molto carina e mi sembra che l'ho pagata 2 euro. Poi ho preso questi pipistrelli, forse questi 3 euro, ma non mi ricordo. Troppo troppo carini, che sono di due misure, quella piccola di 40 cm, quella grande di 55 cm. Vediamo se
Anche questo riusciamo ad aprirlo senza rompere tutto, perché poi le confezioni vorrei tenerle, perché quando poi li metto via per l'anno prossimo. Anche questi vanno legati, forse. Questi vanno, ah, questi sono piegati, dovrei fare un casino. Questi sono piegati da aprire, quindi non ve li faccio vedere. Però questo è a metà, guardate quanto è grande. Cioè va aperto così. Molto molto grandi, e questi li voglio appendere al soffitto, che scendono giù in modo però abbastanza, cioè abbastanza alti, in modo tale che le mie gatte non li vedano nemmeno, perché vero Olivia? Adesso ci sono le due cose più belle che ho pagato abbastanza, 5 euro l'uno. Una cosa c'era ancora, l'altra era l'ultimo pezzo. Infatti io ero un po' indecisa se prenderlo o no, e mi sono detta intanto me lo metto nel cestino e poi se lo prendo, lo prendo, se non lo prendo, lo rimetto a posto, ma era l'ultimo, se poi magari ci ripensavo, perché succedeva così, poi ci ripensavo e era finito. Adesso vi faccio vedere. Allora, qui li indicano come porta caramelle, però vabbè, io non so se li metterò dalla parte del buco, perché vedete, da una parte la mia gatta si è infilata dentro la borsa, ovviamente, è nella borsa, va bene. Da una parte c'è il buco e dall'altra parte, vedete, sono così fatti in questo modo. Questa è la zucchetta, cioè guardate quanto è grande, questa è la zucchetta fatta in questo modo. Dall'altra parte c'è il buchino, porta caramelle, ma porta anche no, quindi forse lo esporrò da questa parte. Molto molto bella, pagata 5 euro. Dove la metto? La metto qui. Cade sicuro, proprio sicuro. E poi questo è fatto allo stesso modo, però è un pipistrello, cioè, ed era questo che era l'ultimo. Questa è la parte col buco e di qua c'è la parte senza buco. Cioè, guardate, questo è bellissimo. E infatti, effettivamente, ho fatto bene a prenderlo, perché era veramente, guardate quanto è bello, cioè, bellissimo. Veramente belli insieme, sono belli, belli, belli. Non so dove li metterò, perché per mettere queste decorazioni dovrò sicuramente togliere qualcosa da qualche parte. Però anche lo scorso anno ho fatto così, poi quest'anno ho una scatola dove ci sono tutte le cose di Halloween. Magari toglierò e metterò dentro la scatola e metterò fuori le cose di Halloween. Cioè, questi sono belli, guardate che belli, sono bellissimi, mi piacciono un sacco. Questo è proprio l'acquisto di Halloween della vita. E niente, la mia gatta sta facendo un casino. Dove li metto? Dove li metto? Dove li metto? E poi giù qua. E niente, queste sono tutte le cose di Halloween che ho preso. Adesso comincerò a pensare, a tirare fuori la scatola e a pensare a come mettere le decorazioni, perché comunque l'anno scorso le ho messe tipo il 1° di ottobre e adesso siamo già al 6, forse, non lo so, sì, 6 ottobre, quindi sono già in ritardo rispetto alla mia tabella di marzo dell'anno scorso. Quindi magari in questi giorni comincerò a farmi un'idea. Ho tutte le ragnatele, ho i pipistrellini da attaccare, il mio fidanzato è starnutito, non so se l'avete sentito, e ho tutti i pipistrellini da attaccare, ho un sacco di scheletrini, di cose super carine, ho anche dei Funko Pop in tema, no, forse i Funko Pop sono di Natale, quindi non li ho. E quindi decorerò anche la casa, magari poi vi farò vedere anche la casa decorata. Fatemi sapere qua sotto se volete vedere la casa decorata. E niente, io vi mando un mega bacione, fatemi sapere se anche voi decorerete la casa, sempre qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video.